Ma quello è Solfi con una E? Possiamo fare una foto Solfi con una E? Facciamola, dai. Audio pessimo che hai per le foto. I miei effetti sonori, no? Perché la macchinetta che fa così. Oh, ma Miro che corre. Guarda quanto va veloce. Wow. No, mi piace molto il costume tattico di Sabrina. Per non farsi riconoscere. Vabbè, però effettivamente adesso che passo non ci fai molto caso, eh. Dici che è sufficiente? No, non no. Si vede che è una scosciata con i tatuaggi di Vespa. No, cioè abbiamo due sacche. Non è di saperlo perché nei video non si vedono mai. Abbiamo due sacche, la Sabre Gamer, i tatuaggi. I tatuaggi sono irriconoscibili, non questo? Sono. Questo? Questo? Capito, questo? Ma vuoi mettere? Ah, questo, queste armi. Questo si riconosce. Queste armi qui. Appena uno vede quello dice, oh, c'è la Sabre, c'è il bicipite di Solfi. Porto d'armi qua. Se c'è il bicipite di Solfi, c'è. Porto d'armi per questo. C'è il culetto di un cagnolino. C'è Natsu. Attenzione, non è servito il cappuccio. È stata beccata, eh. Attenzione. Ah, beccata due volte, sentito, eh. Ma ciao bambini. Devi fare solo questo? Sì, okay. Bene bambini, come potete vedere dalla folla qui dietro di qua, siamo di nuovo a Rimini Comics, girando, passeggiando, vedendo cose. Sempre a passi un po' complessi, difficoltosi, perché Sabrina viene riconosciuta in continuazione. Solfi, Madonna, Solfi, lo riconoscono. Iscrivetevi, eh. Ogni 3x2, mi raccomando, iscrivetevi al suo canale che sta per toccare i 100.000. E questo è quanto, quindi adesso per un po' di scenette carine del Rimini Comics e poi ci riaggiorniamo alla prossima volta che parlerò. E questo è quanto. Dove vai? Però vuole che io faccia i 100.000, perché così può far festa un'altra volta. E anche se fosse, a parte che magari io sono solo felice per un amico. Facciamo come? Un po' di transizione a rotazione. A rotazione anche questo video, esageriamo? Esageriamo. 3, 2, 1, via. Dove stai passando, Giulio? Un anfratto. Noi stiamo provando a prendere una bici di quelle a pagamento via app e io ce l'ho fatta, loro hanno dei problemi. Perché... connessione. Sì, chiama la connessione. Perché sei bamboccio. Sabri, ce l'hai fatta? Prendiamo sta bicicletta, ci andiamo a fare un giro. Ci facciamo una bella sudata, un po' di cardio. Io sto pagando i soldi mentre che loro stanno ancora lì a cercare di capire come funziona. E io questa bici già la sto pagando, pensa un po', zanzan. Ci siamo? Bambini! Wow, attenzione! Però io vloggo così, davvero uomo, con la mano, con la manina. Vedremo Sabrina sudare forse? Ti fa sudare la bici almeno? John Cena, pa. Giulia, scappa, ci seguono! Vai veloce! Leo, non si guida con una mano sola. Finita questa magica avventura, adesso bagnetto. Termina la corsa. Oh, hai capito? Wow, almeno non ha fatto quel suono. Basta. È stato, non dico faticoso, un piacere, forse, non lo so.
Allora Giulio sta riaspettando, adesso lo vado a spingere. Bambini, sono appena stato sfidato da Ciulietto. No, sono stato sfidato proprio apertamente da Ciulietto ad una partita a biliardo. Mi devo sentire intimorito da quello? Per contarci, bello. Più aggressività ci vuole. Così. Devi spaccare con decisione. E tieni il controllo così, prendi la mira. Spacco. Se lecchi in realtà scivola di meno, però ok. Pronti? 3. Bella spaccata. Wow! Spacco. Chi vince? Vince un regalo per i 100.000 da Sabrina. È vero? Ha detto di sì. Ha detto di sì, mamma mia, adesso mi impegno. Ecco com'è finita la partita. Non sto barando. No, neanche leggendo. E perché proprio quelle piene di Giulio? Perché non far vincere me? Guarda, questa è tua. Qualcuno non mi vuole fare il regalo di 100.000. Giulio, mi sa che hai vinto. Ne avevo messe più io dentro. Sì. Allora, Feo, fermo. È partita la Abbiamo challenge. Visto la consistenza. La consistenza di questo. Guardalo bene. No, io vomito. Quindi Giulio ha deciso di fare una challenge. 10 euro se lo aspira. Ma in che senso se lo aspira? Lo mette così e sparisce. Hai il coraggio, hai 10 euro, fermo, tira fuori 10 euro, fermo, tira fuori 10 euro. In realtà raga, dovevano essere 50, ma poi quando ho capito, fanno solo 10, facciamo 10. Ma come il resto? Feo? Un attimo, devo togliere tutto. Zio Feo, testa volante. No, no, sopra. Mettila. Ragazzi, ci troviamo davanti ad una scena epica. È intanto lui vlogga, anche lui vlogga. Deve assaggiare. Vai, Peo! Ti prego. Promessa 10 euro. Puoi soffocare. No, non morire. No, fermo, no, giralo dietro perché non vedo. Bambini! Zio Peo testa volante col cappellino. Vai. Addio bambini. 3. Aspetta che avvicino i 20 euro. Un attimo, aspetta un attimo. No, da sopra. Il telefono intorno. Aspetta perché fidati di me. C'è la regola, eh. Fidati di me da sopra. Esatto. Hai un secondo, eh. Ok, poi. 3. Vai. Fissatelo. Hai un secondo. Fissatelo che Peo va in panico. Fissatelo, guardami negli occhi. Guardami negli occhi mentre lo fai. No. Guardami negli occhi mentre lo fai. Uomo senza palle. 3. Apri bene la bocca, eh. 2. Ciao bimbi. 1. Via. Non ce l'ha fatta. Hai perso. Che schifo. Mi devi 10 euro. Scemo. Ora, oltre che aver perso, hai anche un dolce osceno. È anche bruttissimo ora da mangiare. Hai perso 10 euro. E devi anche pagarlo. Zio, più testa volante ha fallito stavolta. La prossima ci viene buono, davvero. Guarda come sono rosso. Anche Giulio è rosso. Giulio si è fatto male il ginocchio, ma lo saprete tra un mese all'incirca. Perché. Dai, un mese, 2 settimane. Un mese minimo, perché Sabrina avanti di tanti video. 2 settimane neanche. 2 settimane neanche saprete perché Giulio si è fatto male al ginocchio. Fa ridere. Fa molto ridere. E niente, finita la giornata, ci vediamo domani. Addio. Oh, bambini, ultimo giorno a Rimini, finisce così. La vacanza è finita. Giriamo l'ultimo video per zio Giulietto e ci sciacquiamo da questo posto. Quindi la chiudiamo qui. E... Uè. Devo aprire io l'ombrellone? Yes. Quindi bambini, vi aggiorno per il viaggio. A dopo. E...
Dai Cri, inizia a salutarmi. Me ne vado. È stato un piacere. Zio Peo ti mancherà. Giulietto. Giulietto. Sei arrabbiato perché me ne vado? Sì, tieni. Ah, oh. Ciao amico, mi mancherai. Ci vediamo settimana prossima. Cosa ho trovato a casa? Cosa? Ho trovato attaccato al muro? Viva Electric Peo 100K! Chi è stato a farmi questo regalo? E qui c'è un regalo, quindi vediamolo. Cosa c'è qui dentro? Wow, wow, wow. Sembra una maglietta della Converse, che non è sponsorizzata però. Not sponsored, no hashtag adv. Yeah! Ma tu pensate, mi fanno le sorprese. Che sorprese che fanno zio Peo, testa volante. E niente, penso che quindi si possa chiudere così questo video. Andiamo di sopra, che questa è la telecamera nuova, voi non lo sapete, ma me la sono regalata con tanto impegno proprio per i 100K e la voglio andare a provare di sopra, nel settaggio superiore, nel pannello, come, perché questa telecamera qui ha anche l'input del microfono direzionale. E quindi ci ho messo un microfono direzionale, sai quelli che sembrano dei piselloni, quelli lì. Comunque andiamo su e... Wow, finisce così la vacanza. Aspettate che vi metto qui al posto vostro quello proprio dedicato alla telecamera, bambini. Sai, l'ho fatto apposta, il bel pannello. Comunque sia, chiudiamo qui la faccenda. Vi ringrazio di aver passato questi giorni con me a Rimini, di aver osservato, di avermi stalkerato in modo amichevole. Ebbene sì, 100.000 iscritti sono stati compiuti e arriveranno degli speciali, molteplici, non uno, perché sono stato invitato a fare più cose e quindi non riesco a farlo entrare in un unico speciale 100.000, in cui faccio ad esempio un allenamento super speciale di CrossFit, il mio primo raduno o mio fratello che mi ha invitato a mangiare 100 pezzi di sushi per i 100.000. Quindi ci saranno dei video dedicati, ma arriveranno col tempo. Il vero speciale sarà dipingere quel maledetto muro. Quando mai? Non lo so. Quando troverò tempo. Perché il tempo non c'è. Perché voi non lo sapete, ma io domani sono di nuovo già in partenza per riandare da Sabrina, quindi altri video arriveranno. E come verrà Electric Topi questa volta? Ma come al solito, se vi è piaciuto questo episodio, mostrate tanto amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Grazie per il supporto, grazie di essere così tanti. Io vi chiamo bambini perché è un meme, perché scherzo con voi. So che non siete bambini, per chi non l'avesse capito, ma io senza i bambini non sarei nulla, e quindi grazie. Ricordatevi che avete appena visto Electric. Boom! Addio, ciao!